Allora, il tema di questa domenica e il titolo che tra l'altro ha dato il pastore mentre stavamo in macchina, mentre raccontavo quello che avevo più o meno cominciato a preparare, è la presenza di Dio al centro della coppia. La presenza di Dio al centro della coppia. Quanto è importante la presenza di Dio al centro della coppia? Lo è tantissimo. Proprio perché la coppia, nel senso marito e moglie, è il rapporto più importante. Dopo quello, del rapporto tra l'uomo e il Signore. Questa è una premessa imprescindibile, altrimenti senza questo non si potrebbe comprendere perché la presenza del Signore deve esserci nella coppia. E già in Genesi noi vediamo che il Signore crea l'uomo, poi la donna, quindi crea prima l'uomo, rapporto uomo-signore, poi vede che il povero Adamo da solo non poteva stare, ha compassione, e crea la donna. E quindi il rapporto è Dio, uomo-donna. È il primo rapporto. Tutto quello che viene poi dopo è, diciamo, una crescita. E quindi tutte le problematiche, tutto quello che può accadere, accade prima in famiglia. Tutto ciò che noi facciamo, lo facciamo prima in famiglia. Tutto quello che invece si può fare fuori, nel servizio, in chiesa, è secondario rispetto al primo rapporto. Se non si sta bene in famiglia, non si può stare bene in chiesa. In chiesa ci possono essere vari problemi, sicuramente. Si può anche rivestire nella chiesa un certo tipo di atteggiamenti, di comportamento, tutto quello che si vuole. Ma la prova rimane sempre nella coppia. Quello che si è in chiesa può essere un semplice abito. La prova del 9 è in famiglia. Questa è una cosa che ripeto da diverso tempo, perché è proprio il Signore che lo dice. E quando il Signore in Genesi 2:23, non è la parola che condivideremo, però questa è la premessa, e l'uomo disse: questa 2:23, e questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E continua. Il rapporto tra l'uomo, la donna e il Signore è questo. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Era la presenza di Dio. Quindi Dio era al centro della coppia. Non c'era altro. Non c'era la Chiesa. È arrivata poi dopo la Chiesa, ma per un altro scopo. Quindi tutte le problematiche nascono in famiglia e nella coppia. E qual è il passo che condivideremo questa mattina? Un passo dove racconta proprio una crisi, nonostante c'è la presenza del Signore. È un passo molto conosciuto. Il passo è secondo Samuele,
dal capitolo 6, dal versetto 16 fino alla fine del capitolo. 16, seconda Samuele, capitolo 6, verso 16. Quando siamo pronti, alziamoci, onoriamo la parola del Signore. La conosciamo tutti, questa parola. Ora avvenne che mentre l'arca dell'Eterno entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saulo, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava davanti all'Eterno e lo disprezzò in cuor suo. Così portarono l'arca dell'Eterno e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide aveva eretto per essa. Poi Davide offrì olocausti e sacrifici di ringraziamento davanti all'Eterno. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di ringraziamento, Davide benedisse il popolo nel nome dell'Eterno degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, a ciascuno di essi una focaccia di pane, una porzione di carne e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Mical, figlia di Saulo, uscì ad incontrare Davide e gli disse: "Quanto degno di onore è stato oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo del volgo?" Allora Davide rispose a Mical: "L'ho fatto davanti all'Eterno, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la tua casa, per stabilirmi principe di Israele del popolo dell'Eterno. Perciò ho fatto festa davanti all'Eterno. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò spregevole ai miei occhi, ma in merito alle serve di cui tu hai parlato, io sarò onorato proprio da loro." Mical, figlia di Saulo, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Amen. La parola, la Bibbia, racconta di tanti problemi e di crisi familiari. E non è a un caso perché le racconta, perché noi dovremmo evitare. E se questo capitolo racconta per bene tutto quello che è accaduto, è perché noi dovremmo far tesoro, dovremmo evitare. Questo capitolo io l'ho preso da metà per arrivare alla crisi coniugale tra Mical e Davide. Però Davide in questo capitolo aveva fatto un'altra cosa. Ora dobbiamo considerare un punto. Davide, l'unto di Dio, è arrivato a livelli eccelsi. Sicuramente arrivare al suo livello è molto complicato, di adorazione, di battaglie, di tutto, considerando che a 30 anni era diventato re di Israele, a 30 anni, quindi da quando è stato unto da Samuele fino a tutto, ha fatto tanti peripezi, a 30 anni re di Israele, riconosciuto da tutti, regna per 40 anni, è stabilito dal Signore come re di Israele, è riconosciuto dagli altri come re di Israele. Lo stesso Davide prende sempre più consapevolezza che è re di Israele, ma da un punto di vista familiare è drammatica la sua situazione. Primo, prende un sacco di mogli. E già questo
come vedremo in Deuteronomio, capitolo 17, versetto 17, era scritto un'altra cosa, proprio per i re. E quindi aveva preso diverse mogli, e quindi ha avuto problemi con le mogli, con le figlie, con i figli. Ha fatto un po', come posso dire, non è stato nella situazione familiare nella situazione familiare non ha ecco, centrato il punto. Mettiamo così. In Deuteronomio capitolo 17, che succede? Era stato scritto: non deve procurarsi un gran numero di mogli affinché il suo cuore non si svii. E non deve accumulare per se stesso una grande quantità di argento e d'oro. Però il punto è che lui lo sapeva, anzi sapeva benissimo questa cosa. Ma superata questa cosa delle varie mogli, lei aveva la moglie, la figlia di Saul, era sua sposa. Quindi Davide, re di Israele, ora che aveva scelto Gerusalemme come capitale sociale, economica e politica, un posto neutro, ma aveva scelto adesso Gerusalemme come dove collocare, insomma, tutto il centro politico di Israele, decide di portare anche l'arca a Gerusalemme. Era 100 anni che l'arca era stata separata dal tabernacolo, era stata presa dai Filistei. Finalmente Davide decide di andare a prendere l'arca. L'arca si trovava a casa da Abinadab. E riassumo, che fa Davide? Prende 30.000 persone per andare a prendere l'arca dell'alleanza, che è la presenza di Dio. Non stava andando a prendere un oggetto qualsiasi, era la presenza di Dio e la stava portando a casa sua anche, non soltanto in Gerusalemme, ma anche a casa sua. Non si sa per quale motivo, per quale ragione, invece di prendere Abinadab, era la casa, invece di fare le cose per bene come era prescritto, vedendo in Esodo, in Numeri, dove l'arca poteva essere portata soltanto dai Leviti e poteva essere portata con delle aste a spalla, lui la carica su un carro nuovo. Non si sa. Prende questa iniziativa e portano l'arca verso Gerusalemme. Arrivato a un certo punto, in uno spiazzo, i buoi che tiravano il carrettino scivola e uno dei figli, Aio e Uzza, che stava lì vicino all'arca, per non far cadere l'arca, la tocca. Il Signore, il Dio onnipotente, si arrabbia e lo uccide, muore. È chiaro che qui stiamo parlando della santità. No, nemmeno i Leviti lo potevano toccare, non potevano aprire l'arca. Il Signore è così santo che nessuno si può avvicinare. Tant'è che noi, per andare al cospetto del Signore, siamo stati lavati col sangue di Gesù Cristo. Senza quello non potremmo proprio avvicinarci perché è così pura la santità che non può essere inquinata da nessuno. Quindi qui, senza entrare nel merito se Uzza era empio o non empio, non lo poteva toccare. Non era così santo da stare alla presenza di una santità. Davide vede questa scena e si sconforta. Si piglia paura e dice: ma come? E lo dice veramente: come, Signore, cioè, hai fatto una breccia nel mio popolo, cioè, mo pensano che tu sei impazzito, sostanzialmente.
E noi siamo venuti a prenderti in 30.000, abbiamo cantato davanti, Olocausto e tutto il resto, e tu mi uccidi sto poveretto perché non voleva far cadere l'arca. Non si rende conto e non comprende in quel momento di quello che lui ha fatto, non aveva seguito le prescrizioni di Dio, cioè le prescrizioni erano diverse per poter trasportare l'arca. E quindi si impaurisce. Ha paura di Dio e preferisce addirittura non portarlo più a Gerusalemme. Davide fu grandemente amareggiato, dice la parola, sempre il capitolo 6, perché l'Eterno aveva aperto una breccia nel popolo, colpendo Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura dell'Eterno e disse: come può venire da me l'arca dell'Eterno? Cioè Davide diceva: come può venire a casa mia la presenza di Dio? È chiaro che la presenza di Dio significa che per noi, se ci trasportiamo poi oggi come oggi, significa che noi dobbiamo essere a posto. Non dobbiamo essere peccatori. Siamo persone integre. E noi la presenza di Dio la possiamo toccare attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, se c'è qualcosa, via, va via, perché è puro. Quindi, Davide dice: la presenza di Dio deve venire a casa mia, io non lo faccio venire. Così Davide non volle trasportare l'arca dell'Eterno presso di sé e nella città di Davide, ma lo fece trasferire a Obed Edom di Gat. Senti, forse tra di noi c'è qualche problema. Tenendo presente che Davide era stato dichiarato l'unto di Dio, guarda che è una cosa incredibile da pensare come certe volte anche chi ha la consapevolezza, la coscienza che il Signore sta operando nella tua vita, e nella sua vita gli aveva fatto vedere, insomma, di tutto e di più, scriveva salmi a destra e a sinistra, eppure ha avuto paura. Non aveva compreso il suo piccolo errore. Bene. E così l'arca viene trasportata e viene portata a Gat. E rimane lì 3 mesi. Il Signore gli fa vedere che la sua presenza in quella casa e in quella famiglia porta prosperità, porta benedizioni. Allora Davide capisce che ha fatto un errore, capisce che la presenza di Dio nella propria casa, nella propria famiglia, nella propria città avrebbe portato benedizioni a tutto Israele e quindi ha la risposta e decide di prendere l'arca e di portarla finalmente a Gerusalemme. Un'altra volta va lì, però stavolta con tutto preciso. Fanno 6 passi e già fa il primo olocausto. Davide in questo momento è veramente gioioso. Ha compreso che la presenza di Dio porta benedizioni nella sua famiglia. È proprio convinto, tant'è che c'è scritto che danza con tutte le sue forze. Cioè non si risparmia. Ah, prima parte della storia. Arriviamo a Gerusalemme. La moglie invece non è partecipe di questa idea. La moglie non ha compreso la presenza di Dio, quanto è importante nella sua vita e nella vita di coppia. La moglie è alla finestra. E va bene. Guarda quest'uomo, considerato che l'arca per il Vecchio Testamento era la presenza di Dio, in Gerusalemme stava entrando la presenza di Dio. E se vogliamo fare un riferimento al Signore in Matteo 21, 9, quando Gesù entra in Gerusalemme sull'asino, e tutti che lo sannavano, ed era la presenza di Dio che entrava in Gerusalemme. L'avevano riconosciuto, quindi stesso tipo di festeggiamenti. Davide è l'unto del Signore. Davide è colui che in questo momento
fa strada a tutto poi il discorso messianico. Tra l'altro è lì che balla e offre olocausti e tutto, non essendo un levita, ma si capisce che il rapporto con Dio diventa più intimo grazie a Davide. Tutte queste belle considerazioni la cara Mical non le fa. Però dobbiamo partire da un concetto. Mical non era una non credente. E soprattutto non è che era l'ultima arrivata. Era figlia di Saulo, un altro unto di Dio. È stato unto Saulo. Non è che Saulo si è alzato la mattina e ha detto io sono re di Israele. No, anche hanno pregato e è stato indicato il nome di Saulo. La figlia di Saulo conosceva benissimo l'importanza del Signore, ma si comporta come una religiosa. Il suo atteggiamento è religioso, è distaccato dal Signore. E quindi abbiamo una moglie che ha conosciuto il Signore, ma che non comprende quanto è importante la presenza di Dio nella sua famiglia, è un uomo che ha riconosciuto l'importanza della presenza di Dio nella famiglia. Questo discorso che facciamo in questo momento può essere inverso, cioè possiamo anche dire che un uomo è religioso e che non riconosce la presenza di Dio in famiglia e la moglie invece che riconosce la presenza di Dio, altrimenti facciamo soltanto una predicazione a unico senso, e non è così. Il punto è che nella coppia ci deve essere la presenza di Dio. Se il marito e moglie non hanno la stessa visuale, che al centro ci deve essere Dio, si fa fatica ad avere benedizioni in casa. Si fa fatica. Altro che venire in chiesa a pregare, perché la prima preghiera deve essere fatta in famiglia. Se notiamo bene nella parola, Davide, dopo aver collocato la presenza di Dio nella tenda, comincia a benedire il popolo. Comincia a benedire a una moltitudine di persone e fa vedere quanto Dio può provvedere al popolo, dando pane, uva, però voglio dire, aspettate un attimo, quando ebbe finito, offrì di olocausto, sacrifici, di ringraziamento, quindi fece dopo danze, olocausti, continuò nel nome dell'Eterno esercito e distribuì a tutto il popolo focaccia di pane e una porzione di carne a una moltitudine. Quindi la benedizione di Dio, la presenza di Dio era questo. Al popolo faceva vedere, Dio provvede in ogni cosa. Abbiamo appena sentito, e nulla mi manca, lo diceva anche così Davide, perché lo provava. La moglie, che in cuor suo in quel momento l'aveva già disprezzato, e vediamo perché l'ha disprezzato, che fa la moglie? È già lì in casa, immaginate, appena arriva mio marito mi deve sentire. Non aspettava altro, Mical. A me della presenza di Dio in questo momento che è entrato con tutto, che l'ho visto ballare, ma appena viene. Appena viene la prima cosa. E infatti la parola dice: Mical, figlia di Saulo, uscì ad incontrare Davide. Cioè non era uscita per andare a vedere Dio, la presenza di Dio. Una cosa importantissima, non stiamo parlando di, ripeto, di una persona che non conosceva Dio, una persona che sapeva che cos'era Dio e sapeva quant'era importante. Ma Mical in quel momento non è che sta a casa e aspetta il marito, no, va incontro. E di fronte c'è Davide, che dopo che ha ballato con tutta l'energia, con tutto l'amore, no, e
contentissimo e ancora energia, perché adesso devo fare un'altra cosa importante, Davide, devo andare a benedire la propria famiglia. Come sacerdote, vai in casa e benedici la propria famiglia. E allora ti viene quella scena come la moglie che sta a casa va incontro al marito che è suonato, il marito con la busta della spesa, apre la porta il marito, anzi lo apre lei perché l'ha già sentito dalle scale, e la prima cosa che gli dice è: stamattina fa qualunque cosa, oppure stamattina hai lasciato il dentifricio sul lavandino, ma oppure non hai buttato la spazzatura, è un classico. Allora Davide rimane, cioè uno rimane appena dice: scusa, ma io sono venuto qui con la busta della spesa, ringraziando il Signore, oggi mangiamo e tutto, no? No, fermati, perché io ti devo bastonare. Michal fa questo, ma in maniera anche pesante con Davide. Gli dice che non è una persona degna. Guarda il ruolo di Davide, il re. Non comprende che è re grazie a Dio, non i suoi. Non lo comprende proprio, non gli interessa. E gli va addosso. Gli va addosso pesantemente. Davide capisce benissimo che questa donna non gli è interessata alla presenza di Dio, non tanto a lui. E gli risponde come in Giovanni 3:30, che lo troviamo subito, Giovanni 3:30, dove dice: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Quando Davide dice: io mi abbasserò a tal punto che sarò mi disprezzerò, vuol dire che mi abbasserò così tanto per la presenza di Dio che Dio deve crescere e le serve vedranno questa grandezza. Risponde in questo modo. È chiaro che la conseguenza di Michal in questo momento è una sua conseguenza, ma la mancanza di presenza di Dio porta sterilità nella coppia. Porta totale sterilità alla coppia, non porta benedizioni. Se il rapporto principale costituito è uomo, donna e Dio, è quello che dobbiamo guardare: uomo, donna, Dio, uomo, donna, Dio, uomo, donna, marito, moglie e Dio, marito, moglie e Dio. Il marito, Dio, poi il resto. E quello è il rapporto principale. Tutto il resto viene dopo. È gerarchico. Come diciamo sempre, il rapporto deve essere prima con Dio. Il mio rapporto con Dio è la prima. Il secondo è io e mia moglie con Dio, o mia moglie e mio marito con Dio. Poi il resto. E la Chiesa. Se non c'è questo, non ci sono benedizioni. Tutte le problematiche, tutto quello che accade, accade in famiglia. Tutto quello che si è in famiglia. Si è maleducati in famiglia, si sarà anche fuori. Fuori si fa finta di non essere maleducati, ma in famiglia? Qualunque cosa è sempre nella coppia. E il matrimonio deve essere onorato. In Ebrei, capitolo 13, la parola dice: capitolo 13, verso 4, la parola dice: sia il matrimonio tenuto in onore da tutti. Poi continua: il letto coniugale sia incontaminato, poiché Dio giudicherà le fornicazioni adultere. Ma ci fermiamo alla prima parola: onorato da tutti. Cioè il matrimonio deve essere, quando noi viene un ospite, lo onoriamo.
con tutte le ospitalità. Il matrimonio deve essere onorato da tutti, giorno per giorno, come se fosse un grande ospite. Perché nel matrimonio c'è un ospite importante, Gesù Cristo. Quello sta lì. Se noi disprezziamo nostra moglie, stiamo disprezzando ciò che il Signore ci ha dato. Se noi disprezziamo nostro marito, stiamo disprezzando ciò che Dio ci ha dato. Se noi abbiamo qualche problema con nostro marito o con nostra moglie, l'abbiamo anche con il Signore. Se noi consideriamo come Mical, che dice in particolar modo, e dice questo, quell'uomo non sarebbe dovuto essere mio marito in pratica, perché l'ha visto ballare in quel modo, ha detto: tu non sei degno, questa con me, che io sono la figlia di Saul. Questo gli ha detto. In quel momento ha disprezzato ciò che il Signore le aveva dato. E se noi mettiamo sempre questa negatività nella nostra mente, anche se non lo diciamo, stiamo disprezzando ciò che il Signore ci ha dato. Se noi diciamo: questa donna non è per me, o quest'uomo non è per me, stiamo disonorando il matrimonio, stiamo disprezzando ciò che il Signore ci ha dato. Nostra moglie è un dono, nostro marito è un dono, dono dato dal Signore. Disprezzare è un modo infido, che non si vede, non è palpabile. Qua io lo dico sempre, quando c'è da dire, lo dico sempre: non c'entra niente Satana, togliamolo di mezzo. Quando c'entra Satana lo mettiamo in mezzo, ma non c'entra niente Satana. Però il disprezzare la propria compagna, il proprio compagno, si disprezza anche con battute. Non sai cucinare, non sai ballare, non sai fare i conti, non sai portare i soldi a casa, non sai buttare la spazzatura. Quello è un disprezzo. È un continuo. Tu stai mettendo negatività nella tua famiglia. È come dire: il Signore, tu, Signore, non stai provvedendo, tu non stai facendo. È la stessa cosa, perché il rapporto è uomo, donna, Dio. Dio sta al centro. Non ci sta. Se sta dall'altra parte, già c'è un problema. E per gli uomini è importante sapere anche un'altra cosa, così ce lo scriviamo e ce lo mettiamo per iscritto, per bene, ce lo leggiamo un sacco di volte, perché è importante saperlo. Similmente, voi mariti avete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come il vaso più debole e onoratele. Onoratele. Perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché, uomini, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Trattate male le vostre mogli, parola. Stessa cosa vale per le donne. Mical non aveva compreso la presenza di Dio, che il marito portava benedizioni. L'uomo è sacerdote della famiglia, e l'abbiamo detto un sacco di volte, e entra in casa per portare benedizioni alla presenza di Dio, e la moglie è distratta, non gliene frega niente, anche la moglie non vedrà benedizioni in famiglia, vedrà litigi. Quindi se l'uomo ha la responsabilità di preservare il vaso più debole, perché la compagna è coerede e deve stare attento alle preghiere, possono essere impedite se non ora per bene la moglie e non mette il ruolo. Vale anche per la moglie che non riconosce il marito come sacerdote della propria casa. E se Davide si è reso conto che l'arca la doveva portare a casa, e se Davide si è messo a ballare davanti a tutti, e dopo che ha fatto tutto, poteva andare a casa a riposarsi. No, ha pensato di portare le benedizioni in famiglia. Lo dice la parola. È andato a casa per portare le benedizioni, a benedire la propria famiglia. Ma
dall'altra parte c'era la religiosità, c'era l'apparenza, c'era un qualcosa che aveva maturato nel cuore, ovvero il disprezzo. E il disprezzo è infido, non si vede, ma può essere ogni giorno col proprio compagno, con la propria compagna. Se noi pensiamo che la prima cosa che possiamo dire, arrivo a casa e vedo mia moglie che stava cucinando, facciamo un esempio. Vedo che cucinando e la prima cosa che gli dico è: hai lavato la camicia? Fare un esempio. Come ho onorato questa donna che sta cucinando e invece di dire la prima cosa è: grazie signore perché mia moglie sta cucinando. E se torna mio marito dal lavoro e invece di dirle la prima cosa hai portato la spazzatura e gli dico signor per mio marito che ha portato i soldi o ha portato la spesa o perché è tornato a casa sano e salvo, io non sto onorando il matrimonio perché il linguaggio nella coppia deve essere positivo, deve essere un qualcosa di evolutivo nel senso di apprezzare ciò che il Signore ci ha dato. In 1 Corinzi 7,3, capitolo 7, versetto 3, che cosa ci dice l'Apostolo Paolo? Ci dice questo: il marito renda alla moglie il dovere coniugale e ugualmente la moglie al marito. C'è eguaglianza. Parlare male del proprio marito, della propria moglie è sbagliato. Perché si sta disonorando il proprio matrimonio. Parlare dietro e fare comunella e raccontare tutto il peggio del proprio marito o della moglie vuol dire non rispettare il matrimonio. Chiedere invece aiuto per certe situazioni, allora sì, si sta chiedendo la presenza di Dio affinché gli impedimenti che ci possono essere in casa si possano risolvere con l'aiuto del Signore. Una cosa è parlare per essere aiutati, una cosa è sparlare per non essere aiutati. Sono due cose completamente diverse. Vogliamo il matrimonio unito? Cominciamo ad avere meno disprezzo, anzi non averlo proprio. È un dono che ci ha dato il Signore. Non siamo nati per essere soli, siamo nati per avere una famiglia. È biblico. Tutto quello che si vuole fare in chiesa diventa relativo se in famiglia non si ha la centralità di Gesù Cristo nella propria vita con la moglie. Vediamo di comprenderci stamattina. Questo è 10 euro, giusto? È carta? È carta? Sì. Rimane carta, giusto? Chi è che ha dato il valore a questa carta di poter acquistare qualcosa? La banca europea. Una volta la Banca d'Italia che diceva, era meglio prima, diceva pagabile al portatore significava che totto valeva a totto soldi, a totto oro. Quindi la banca ci dice che questo foglio di carta ha un valore. Se io la strappo questa 10 euro e diventa divisa, vale qualcosa? No, niente. Oh. Mettiamo il caso che questa sia una famiglia, marito e moglie. Ci sono tanti mariti e mogli che vanno avanti, che hanno la loro famiglia, ma non hanno un valore aggiunto. Rimangono sempre carta, rimangono famiglia. Il valore aggiunto ce lo mette Dio quando mette la benedizione e tutti vedono quella famiglia che è benedetta. E quel valore aggiunto messo Dio, quindi quella famiglia ha un valore. Se quella famiglia o quel marito e moglie li strappiamo, a che serve? Vogliamo dare valore alla carta?
o vogliamo che mettere valore nella nostra famiglia e tutti guardano chi è effettivamente una famiglia, la famiglia in Cristo. Il valore aggiunto ce lo dà Dio, altrimenti saremo carta normale. E in questo racconto che abbiamo condiviso di Davide, l'ha compreso che era importante la presenza di Dio. Io non mi sono soffermato sul lodare Dio e quello che Davide ha fatto, quello lo sappiamo, ne abbiamo sentito parlare, lo sappiamo, leggiamo i salmi, ma quello che è successo in questo capitolo, è successo questo, presenza di Dio sì o no? Sì, quanto è importante, lo porta a mia moglie, no, perché tu non me le sei potuto portare, me le dovevi portare su un vassoio d'argento questa presenza di Dio. Ma si è perso il valore aggiunto, che è Dio. Anche in Efesini, capitolo 5, nei versi 31 e 33, cosa dice l'apostolo Paolo? Perché l'uomo lascerà il suo padre e la sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande, or lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi così ami la propria moglie come ama se stesso e similmente la moglie rispetti il marito. Se non c'è la stessa visione di Dio, di Gesù Cristo, nella coppia, non può esserci benedizione in famiglia. Lo vediamo nella Bibbia, io non mi invento, o non posso inventarmi nulla perché è tutto già scritto. Qualunque cosa noi vogliamo capire, la Bibbia ce lo dice, ci racconta. Sinceramente, secondo Samuele, poteva anche non raccontarlo sto fatto. Alla fine, qual è il valore aggiunto? Che Davide ballava, che Davide adorava a Dio? Sì, va bene. Ma il rapporto con Mical, per giustificare Mical, per Mical no? La verità è che si doveva dimostrare che la presenza di Dio è così importante che non se ne può far meno di lodarla, di portarla in casa per avere benedizioni. Voglio concludere con un versetto di un salmo dove dice una cosa che lo ripete un sacco di volte. Il salmo è 37 e il versetto è 1 soltanto, lo leggeremo veloce 4. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Il diletto deve essere nell'Eterno e anche in famiglia. Il diletto è che il Signore mi ha dato mia moglie, il diletto è che il Signore mi ha dato mio marito, è un dono di Dio e come tale va curato, come tale va riconosciuto che il Signore opera nella mia vita, che il Signore mi ha dato una moglie e che il Signore mi ha dato un marito, che il Signore mi fa mangiare me e mia moglie, che il Signore mi fa operare in chiesa, che il Signore mi dà il servizio, che il Signore mi fa camminare, che il Signore mi fa andare in gita, che il Signore al centro. Metto al centro Dio e il resto non conta. Non lo metto, comincio a contare tutto. Non comprendo che il matrimonio va onorato e va a rotoli. Litigi, conflitti, parole in più. Si litiga e quando si apre la porta del litigio si possono dire cose negative e bruttissime. Ecco, dovremmo evitare.
Dovremmo chiedere al Signore, non far accadere questo, e se sbaglio, andare prima dal Signore e chiedere perdono, e poi andare alla moglie a chiedere perdono. Non scusa, perdono. Poi, mettersi in preghiera e chiedere al Signore cose positive, quanto è bello mia moglie, quanto è buona mia moglie, quanto è bello mio marito, quanto. Allora il matrimonio cresce e allora il Signore provvede, visto che Davide non si risparmiava a lodare il Signore, visto che Davide saltava e zompettava come con la più grande gioia, e quella gioia non l'ha potuta portare a casa perché con la moglie non aveva condiviso la centralità di Dio. È un esempio, noi non sappiamo i veri rapporti, quello che abbiamo detto è sulla scorta di ciò che abbiamo letto stamattina. Però una cosa è certa: la presenza di Dio, di Gesù Cristo nella nostra vita dà benedizioni. E come diceva una volta, ero bambino, era Iazzone, provare per credere. Amen.